Ecco, penso, ma chi scrive queste cose non è che la sera, magari prima di addormentarsi, ha un momento di rimorso? Ma quando è cominciato? Quando è cominciato tutto questo? Eh? Forse quando hai scritto quel film coreano era un melodramma in costume, vestiti e soprattutto cappelli deliranti e super femminista, fiammeggiante e demoniaco, girato come fosse un trip alla Spielberg entrato nei ritmi e negli spazi futuristi? E c'è poi il pasto nudo di Cronenberg, puro pus underground ad alto costo, un vero cult movie. Non è che le donne per Jonathan Demme siano migliori, o equivalgano solo a quello che per Lim Piao erano i proletari e i sottoproletari dei tre mondi accerchianti, ma è certo che solo le sue donne hanno la stoffa per sostenere dalla parte giusta la guerra dell'immaginario reparto operazioni chirurgiche. E infatti, prima che Lula e Sailor si riabbraccino in happy end sussurrando Love Me Tender, fioccheranno altri anni di galera per Sailor. Voleranno teste umane frantumate, cani randagi acchiapperanno mani mozzate, fumeranno in bella vista centinaia di sigarette Kool, Merit e Marlboro. Una scena bellissima di Caro Diario, un'accusa di Nanni Moretti ai critici cinematografici. Qui abbiamo un Nanni Moretti che è praticamente la voce della coscienza, che non appare durante il sogno, ma nella fase di addormentamento del critico sciagurato. Diamo il benvenuto ad un attore che magari spesso e volentieri è stato costretto ad ascoltare sui propri film delle critiche non proprio carine o simpatiche, un po' come tutti i grandi attori. Diamo il benvenuto a Massimo De Lorenzo. Benvenuto Massimo! Ciao, ciao a tutti, ciao. Quante volte avresti voluto dare la buonanotte così ad un critico che ha stroncato un film? Beh, abbastanza, abbastanza. Me ne ricordo un paio più che altro Allora, molto abbiamo forti. fatto bene ad Sì. iniziare così la nostra puntata. Era un omaggio alla tua splendida carriera da attore. Ma in Grazie. ogni attore, caro Massimo, si nasconde un appassionato. Sì, E tu certo. Beh, sì. soffri di una passione bellissima, che è quella di tantissimi tifosi sportivi italiani, ovvero le famose figurine. Certo, dei calciatori, intendiamoci, Esattamente, oggi noi eh. parliamo delle storiche figurine Panini, un marchio unico, non si corre il rischio di fare pubblicità perché è l'unica vera Beh, sì. azienda che da anni regala a tantissime generazioni il sogno di avere i calciatori non solo nella propria abitazione, ma in un album personale. Allora ti domando, caro Massimo, qual è stata la tua prima figurina? Beh, guarda, io sono abbastanza vecchietto, quindi andiamo a citare figurine che magari molti dicono: ma di chi sta parlando? Però, diciamo che sono del 68 e sono juventino, ma sono juventino grazie soprattutto a questa figurina, che è la figurina di Longobucco. Attenzione, attenzione, Che attenzione, succede? abbiamo, ringrazio dalla Longobucco regia in diretta? Michele e No. Alessandra, un po' come la Carrà, facciamo una sorpresa, abbiamo la figurina di Longobucco. Ah, che meraviglia. Ma La possiamo quale far però? vedere ai nostri telespettatori che sono sicuramente cultori della materia perché le figurine piacciono a tutti. Dovrebbe essere il cartello 7, sembro a Di Martedì Floris, non è questa, ma abbiamo trovato un Che hai trovato? Longobucco, non è neanche questa, l'abbiamo Ecco. trovato, eccola qua, un Longobucco Ah. stagione 80-81 con la maglia del Cagliari e un Sì. Longobucco con la maglia della Juventus. Quindi abbiamo la mitica figurina a tre, un evento rarissimo, una figurina unica con il simbolo del Cagliari, i famosi Mori, e poi quella della tua Juventus. Quindi sì. ti abbiamo Beh, regalato un sogno, grazie, riavere quel Longobucco grazie. che avevi Ma io me tra la, le devo mani. dire, me la riguardo ogni tanto, Esatto. soprattutto, ma perché poi veramente da lì partì l'amore per i colori bianconeri, praticamente. E anche un po' in antitesi, mio fratello, che era più grande di me, è tifoso dell'Inter, quindi avevo bisogno di trovare una mia via personale in opposizione. Ma la cosa assurda è che mio padre, che faceva le spedizioni ferroviere, a un certo punto arrivo a casa da un suo viaggio con quella figurina di Longobucco firmata da Longobucco.
perché l'aveva incontrato sul treno e sapendo, avendolo riconosciuto come giocatore della Juve, se la fece autografare. Ma questa figurina passò prima nelle mani di mio fratello, che quindi, da buon interista, gli fece delle corna, delle Da annerite, sopra. una cosa proprio, un vilipendio, una cosa da codice penale praticamente. E quindi mi arriva questa figurina di Longobucco, ma tutta rovinata. Ma io fui felice lo stesso, perché comunque era per me l'idolo. E poi c'era la firma, quella che valeva doppio. E certo, capito? Sì, no, infatti poteva farci tutto quello che voleva, rimaneva la fede, scherziamo. E La da lì cosa però più poi. bella, caro Massimo, delle figurine è che legano varie generazioni. L'unico Eh sì. problema qual è? Che ai tuoi tempi, un po' meno ai miei perché già c'era questo fenomeno, il mercato di gennaio spariglia sempre le carte, ovvero Beh, sì. compri le figurine e trovi il tuo calciatore magari preferito che ha la casacca sbagliata. Ma questo succede anche adesso. Adesso fanno questa cosa che ti lasciano lo spazio, diciamo, delle pagine pronte dell'album in cui tu puoi mettere le figurine con i giocatori con la nuova casacca. Però poi di fatto se vai a vedere per esempio la Sampdoria adesso c'è Eder e trovi, insomma, ce ne sono, succede ancora Il purtroppo. tifoso Ma della devo Samp è il dire, più penalizzato perché sono andati via tutti, praticamente per praticamente. loro sì, dovrebbero Zukanovic, lasciare tutte le Eder. pagine bianche. Però secondo me fa anche quello un po' è il fascino delle figurine. Una volta erano quelle le difficili, da quello che io so, poi magari mi sbaglio, ma le famose difficili erano proprio quei giocatori che avevano cambiato casacca, quindi in qualche modo se li tenevano un po' per ultimo, magari è una stupidaggine quella che dico, però No, no, l'avevo era proprio sentita. così e c'è stato un anno, per te che sei cultore dell'album, nel quale si lanciò l'idea di avere semplicemente delle magliette con lo spazio vuoto della testa, del Sì, testone esatto, del certo, calciatore, per sì. poter appiccicare È sopra la bellissimo. nuova maglia. E a proposito di Eh figurine mancanti, qui veniamo a casa nostra, a Bari. C'era sì. Sì. il famoso album delle figurine all'interno delle gomme da masticare. Eccolo qui, ringrazio la regia che prontamente ce lo fa vedere. Abbiamo la figurina Panini con Volpi e Poggi, Una trovabilissima. tortura. Nell'album piccolo delle gomme, Volpi, allora regista del Bari, era il giocatore realmente più difficile da trovare insieme a Poggi. E qui possiamo aprire un altro tema grandioso. Qual è la figurina che ti è costata più doppioni pur di averla? Beh, ma io me lo ricordo perfettamente, era Buck Lechner del Verona, dove credo di aver dovuto dare un mazzetto di almeno un Pur di centinaio di averla. figurine, sì, ma forse anche qualcosa in più, ma mi ricordo che proprio dovetti penare per averla, un po' perché a me serviva per completare l'album, adesso non mi ricordo che anno era, parliamo sempre del 76, 75. Un buon investimento, un buon Beh sì, mutuo. perché Va comunque era bene. l'ultima figurina che mi mancava, quindi diedi via, credo tutti i doppioni che avevo, e a quei tempi insomma se ne avevano tante, perché poi insomma succede spesso, no, di ritrovarsi con migliaia di figurine in più, e le diedi tutte, credo, pur di avere quella, me A lo ricordo proposito bene. di figurine, stiamo vedendo la formazione del Bari dei bei tempi, che è esattamente l'immagine di prima, dove Sì. ritroviamo uno splendido e compianto Checco Mancini in porta, la possiamo rimettere esattamente, e poi abbiamo una formazione che ancora oggi sarebbe fortissima, Garzia, Ripa, Sala, Manighetti, Bressan, Ingeson, un altro compianto Mamma giocatore mia, del Bari. E sì. poi un tridente, Sordo, Masinga, Ventola. Qua Beh, parliamo di niente male, Amarcord, caro niente Massimo. male. Sì. Io non sono barese, ma me la ricordo bene quella formazione. Ventola che poi andò anche all'Inter, che funestò gli certo, anni migliori sì, della beh. carriera di tuo fratello, perché Lo so, ma non infatti, era un però, Inter bella quella. E poi abbiamo no. selezionato un'altra serie di figurine storiche, Massimo, e su ognuna potresti parlare per ore. Perché sono delle figurine rare, eccole qui, ma che trattano soprattutto calciatori fantastici. Immaginiamo un quintetto offensivo così: Cruyff, Olanda 74, Roberto Mamma mia. Baggio con la casacca del Vicenza, la stessa casacca che fu di Paolo Rossi, Certo. Sandrino Mazzola di quelle figurine Panini d'annata con la cornice gialla, poi Certo. abbiamo Zico ad Argentina 78, poi abbiamo Socrates con la maglia della Fiorentina, una delle prime maglie viole, non solo con gli sponsor, che per qualcuno hanno Certo, rovinato Conto il calcio, Florence. per altri no. Diego Armando Maradona, una delle sue ultime apparizioni, Italia 90, anche se la vera ultima apparizione, ricordiamolo, USA 94, gol alla Grecia.
dove poi purtroppo venne trovato positivo ai test doping, Certo, lui disse sì. per una Coca-Cola, Massimo, se ti ricordi. La prima parte era giusta. Esatto, la prima era giusta e poi forse la più bella. Io sono innamorato del multiculturalismo calcistico. Eusebio, talento del Mozambico, che vince con il Portogallo. Quando il calcio ci insegnava anche un po' la geografia, quante volte Beh, io e sì, te ci siamo voglia. salvati in geografia col calcio? Beh, sì, credo che sapere dove stava Haiti o Zaire quando ai tempi del Mondiale del 74 mi ha aiutato molto. Ma anche adesso, no, appunto, E ogni poi tanto vengono fuori. Massimo, alla figurina di Eusebio è legata una storia bellissima, quella di Bela Gutman, un personaggio che noi abbiamo trattato, Sì. un personaggio pazzesco, cacciato dal Milan da primo in classifica, neanche fosse stato Zamparini Certo. l'artefice di tale cacciata. E poi c'è la famosa maledizione di questo calciatore di origine ebrea, che fu mandato via anche dal Benfica e disse: "Senza di me non vinceremo Ah, beh, niente come certo. squadra. Sì. Per 100 anni arriveremo in finale e perderemo sempre." Il Benfica da quel giorno le ha perse tutte le finali. Chissà, Tutte. chissà, se coincidenza o verità. Guarda, l'unico modo per far vincere la Juve sarebbe andare in finale col Benfica in qualche competizione europea. Beh, però potrebbe anche lì infrangersi l'incantesimo o vincere l'incantesimo negativo che ha la Juve nelle finali di Champions. Chi lo sa, sarebbe interessante da vedere. Massimo, in conclusione, figurine Panini a bizzeffe, a volontà, vedere queste immagini È bello. bellissime. Tutti noi siamo legati alla prima vera figurina. Io, ad esempio, ho avuto la fortuna di avere come prima figurina quella di Andrea Fortunato, uno dei Ah, beh. calciatori che più avrebbero dato, secondo me, alla Juventus in un ruolo delicato, quello di Sì. terzino sinistro, un ragazzo che purtroppo si è spento a soli 23 anni per una grave. Per una grave leucemia. Uno dei primi calciatori, tra l'altro, a portare i capelli molto lunghi, quindi creava Sì, molto fascino certo. avere quella figurina. E un altro calciatore era Caniggia dell'Atalanta Altro, sì. in quel periodo. Ma se tu potessi collezionare le figurine degli attori, quale vorresti avere tra le mani? Beh, sarebbe divertente trovarsi pure con i più grandi. Tu prima citavi Zico, Maradona, insomma, Zico e Maradona del cinema sono sicuramente i Mastroianni, Volonté, Sordi e quelli lì. Un bel Credo che questo. tridente così non sarebbe Beh, male, no, per niente, vorrei essere il regista, l'allenatore di quella squadra. eh? Il commissario tecnico. Esatto. Massimo, grazie veramente per essere Grazie a stato in voi. nostra compagnia e per aver È sempre un piacere. rispolverato il mito delle figurine che ancora oggi, nonostante il disastro del calciomercato, ci appassiona tantissimo. Grazie Beh, sì, Massimo, un grazie a abbraccio, alla voi, prossima. buona Un serata. grazie a Massimo De Lorenzo, pubblicità, torniamo subito.